Pianopoli-Girò è finita 1-1. C'è con noi il tecnico del Pianopoli, Cabidu. Buonasera, mister. Buonasera a voi. Grazie per essere con noi qui su Stadio Radio. Ed allora, mister, per voi il gol di Talarico, per quanto riguarda il Cirò, un attimo che vado a prendere il marcatore perché io chiudo sempre la pagina nel momento sbagliato, le chiedo scusa. E comunque, vabbè, dicevo, il marcatore De Leo per il Cirò, sì, che partita è stata? Perdonami, non ho sentito. Diciamo. Dico, che partita è stata dal vostro punto di vista questo che è il terzo 1-1 di fila, vi state un po' abbonando? Vabbè, no, però c'è da dire che a metà settimana abbiamo vinto il recupero. Sì, quindi... sì, no, io parlo, diciamo, dell'evoluzione del calendario, poi c'è il 2-1 con la Stella Azzurra, effettivamente, sì. Sì, perché poi c'è stata la partita del recupero di... Vabbè, ti posso dire tranquillamente una cosa, che questa è stata... una partita tra due squadre ben organizzate, due squadre che entrambe volevano fare il risultato, è stata molto equilibrata, vi dico la verità. Poi siamo rimasti in 10 dopo 5 minuti del secondo tempo, e lì affrontare una squadra, come dicevo, bella in palla, ben organizzata, cioè ci voleva. Però poi siamo andati sotto di un gol, abbiamo avuto la forza, nonostante i 10, di reagire e andare a pareggiare la partita, abbiamo usato anche qualcosa in più per provare anche a vincerla, però vi ripeto, secondo me poi all'ultimo è un pareggio, si può dire, giusto, tra due buone squadre davvero, faccio complimenti a te perché è una bella squadra. Due buone squadre che tra l'altro viaggiano vicine, perché voi avete con questo 9 punti, sì, il Cirò sopra di loro. Esatto, il Cirò è a 10, quindi insomma diciamo che era, possiamo dire, anche uno scontro diretto in un campionato. Sì, un po' prestino per dire scontri diretti. No, no, lo so, diciamo ci facciamo forza su quella che è la classifica fino a questo momento, ovviamente. Voi, certo. Ecco, che obiettivo, diciamo, c'è per quanto vi riguarda? E poi le faccio anche una domanda sul prossimo avversario, perché c'è lo Scandale che sicuramente punta a dare fastidio a quella che è la favorita d'obbligo, che è la EK Crotone. Sì, guardi, noi come società come obiettivo abbiamo quello di cercare di stare il più alto possibile in classifica, abbiamo ambizioni, sinceramente ci proviamo, quindi sì, hai ragione tu quando dicevi che oggi è uno scontro diretto. Ripeto, stiamo lavorando sia a livello tecnico che a livello societario per poter stare fino al più possibile, perché vogliamo stare di sopra. Bene, mister, grazie per essere stato con noi. Grazie e una buona sera. Grazie a voi. Grazie. Grazie, buona serata e buon lavoro. Ringraziamo mister Cabidu, il tecnico del Pianopoli.